Quante volte avete sentito dire a una persona che è a dieta ma non perde peso? Quante volte avete ricevuto in studio una persona che, dopo aver fatto la valutazione dell'alimentazione giornaliera, vi pare impossibile che sia ancora in piedi? In questi casi ci troviamo di fronte o ad un bugiardo, a volte questo è il caso, oppure ci troviamo ad avere a che fare con una persona che per qualche motivo è affetta da un grave dismetabolismo legato alla sua capacità ossidativa. Statisticamente posso dirvi che questa condizione la ritrovo in circa il 15-20% delle persone che si rivolgono a me dopo essere state spesso maltrattate e o non credute dai miei colleghi. Come ho già spiegato in un mio video articolo precedente, il dogma delle calorie in dietologia, non ingrassiamo o dimagriamo semplicemente perché mangiamo di più. La storiella che ci viene raccontata riguardo alle calorie, che se eccedono quelle consumate ingrasseremo, mentre se sono inferiori a quelle consumate dimagriremo, è solo parzialmente corretta, ma altamente fuorviante. Come già spiegato precedentemente, in vari miei articoli ed interventi, il nostro organismo non è una stufa che brucia alimenti, ma i cibi, una volta scomposti, nei micro e macronutrienti che li costituiscono, vengono assimilati dando così vita ad una serie di reazioni ormonali endocrine, paracrine e autocrine che attiveranno o spegneranno specifiche vie metaboliche. Consiglio a tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento di dare un'occhiata al mio video articolo sul dogma delle calorie che trovate pubblicato in YouTube e in iTunes. Riguardo invece al tema di oggi, ossia perché persone in dieta ferrea non riescono a perdere peso, i motivi possono essere svariati. Il motivo più semplice è dato dal tipo di alimenti utilizzati all'interno del programma alimentare, così come la ripartizione dei nutrienti durante la giornata. Vi ricordate? 100 kcal di carne e 100 kcal di pasta, se bruciati in un calorimetro, danno sempre 100 kcal, ma se introdotti in un organismo biologico, producono risultati assai diversi. Quindi, in questi casi, un'attenta anamnesi della struttura del programma alimentare, con conseguente modifica nei rapporti e tipi di nutrienti, è in generale sufficiente per risolvere la questione. Esistono però casi in cui sia la quantità che la qualità di quello che viene consumato durante il giorno non giustifica il fatto che non perdano peso. Inoltre, anche gli esami relativi alla funzionalità tiroidea, così come i maggiori assi ormonali, risultano essere nella norma e ciò nonostante soffrono grande sovrappeso. Soffrono di grande sovrappeso. In questi casi di solito il problema può essere dato da eventuali farmaci che hanno assunto o che stanno assumendo in maniera cronica. Ci sono farmaci ad azione ormonale, come ad esempio la pillola anticoncezionale, il cortisone, farmaci antinfiammatori non steroidei, antistaminici, alcuni farmaci per regolare la pressione sanguigna, le statine per il controllo del colesterolo, eccetera, eccetera, che hanno un'azione diretta sulle vie metaboliche relative all'ossidazione dei vari substrati energetici, ossia aminoacidi, zuccheri e grassi. Queste molecole agiscono inibendo, in alcuni soggetti più sensibili, la proliferazione di mitocondri, perossisomi e lisosomi, strutture queste chiamate genericamente organelli, presenti nelle nostre cellule e deputati a vari livelli all'ossidazione di substrati alimentari a scopo energetico. Chiunque usi o abbia usato la pillola anticoncezionale o il cortisone sa bene che mantenendo l'alimentazione invariata, la semplice introduzione di questi farmaci porta ad un cambiamento della composizione corporea. In alcuni casi il cambiamento è minimo o appena percettibile, in molti altri si assiste ad un aumento di peso progressivo, tuttavia non enorme, ma esiste un'importante fetta di popolazione in cui la risposta risulta essere così importante che nel giro di poche settimane la persona letteralmente si trasforma. Naturalmente, quanto detto per la pillola e il cortisone vale anche per gli altri farmaci che ho precedentemente menzionato. In questi casi si può cercare di regolare l'alimentazione in modo da contenere l'aumento di peso. Tuttavia, fino a quando si utilizzerà il farmaco, sarà pressoché impossibile farli dimagrire. Inoltre, la sospensione del farmaco non sempre coincide con un ripristino della normalità. Ci sono persone che prima di tornare a funzionare normalmente, funzionare tra virgolette,
necessitano mesi, e altre, mi è capitato spesso con ragazze che avevano assunto la pillola anticoncezionale, a cui servono invece molti anni. Oh, mi fermo qui per oggi, quindi con la prima parte del video, e vi do appuntamento a qualche giorno per la seconda parte. Grazie per avermi seguito.